Ridico, ne abbiamo sentito parecchie voci oggi, siamo stati della Camera di Commercio, dell'assessorato, e adesso sentiamo i produttori. Allora, intanto un'attestazione di riconoscibilità e di qualità, una vetrina importante. Quali sono gli elementi positivi di questa iniziativa? Allora, gli elementi positivi di questa iniziativa, di questa come di tante altre che sorgono in Italia, danno praticamente risalto a questo alimento importantissimo che è l'olio extravergine di oliva. Visto e considerato tutte quante le problematiche sorte in questi ultimi tempi, direi in questi ultimi giorni e anche ore, perché noi siamo i veri produttori di olio extravergine di oliva al mondo, forse i più seri. È vero, al ben detto, il problema dell'olio tunisino è proprio veramente un problema che si è presentato adesso, sì. Cioè adesso è stato conclamato, ecco, sì, diciamo, però sì, un problema che esiste. Certo. Allora, torniamo a voi, la zona di produzione, la zona di Priverno, la provincia di Latina, ecco, che tipo di prodotto siete in grado di fornire al consumatore finale? Noi produciamo un monocultivar che è l'itrana. L'itrana è un monocultivar molto particolare, molto amabile, rotondo, armonico, sa di erbaceo, di pomodoro, e questo veramente incontra molto il favore del pubblico, perché può essere, diciamo così, si sposa bene con tutti i tipi di alimenti, ed è talmente così, ha queste note di erbe aromatiche che su qualsiasi tipologia di cibo lo esalta in una maniera proprio eccellente. Ecco, invece parliamo dal vostro punto di vista di produttore di qualità, delle luci e delle ombre che ci sono proprio rispetto al vostro comparto ristretto a quest'ambito di zona di produzione, quindi luci e ombre. Rispetto nel comparto, diciamo, proprio olivicolo in generale, no? Sì, e poi anche riferito proprio alla vostra zona di produzione, così tipicizziamo meglio. Allora, per quanto riguarda la nostra zona di produzione, diciamo che noi abbiamo anche voluto creare una DOP, colline pontine, proprio per blindare questo monocultivar che è l'itrana, proprio per non farcelo scippare, passatemi il termine, per non farcelo scippare, perché quest'itrana ormai sta esplodendo in quasi tutti i concorsi a livello nazionale e mondiale, perché noi comunque ci andiamo a confrontare anche con altri oli, ma vinciamo quasi sempre noi insieme con i miei colleghi, e di questo sono contentissima, perché comunque siamo presenti un po' in tutto il mondo con questo cultivar. Quindi la DOP è stata importante. La DOP è stata molto importante. Benissimo. È stata molto importante, e diciamo così, stiamo cercando anche di sponsorizzarla, di farla conoscere come marchio, proprio perché è un marchio autoctono del nostro territorio e per far conoscere anche il territorio, che è un territorio bellissimo. Bellissimo, quindi queste sono le luci. Avete qualche difficoltà proprio locale o le vostre difficoltà sono quelle che possono incontrare tutti i produttori di qualità che devono vedersela con diciamo gli oli che arrivano? Sì, beh, certo, diciamo che non abbiamo molta difficoltà. Perché? Perché la gente sta cominciando a imparare a conoscere l'olio. Brava, a conoscere l'olio, grazie anche a tanti corsi, grazie anche a tanti clienti nostri che comunque mettono in tavola il nostro prodotto, il nostro alimento, quindi quando vanno ad assaggiarlo e vengono in azienda e vogliono solo quello, quindi cominciamo a mandar via gli oli di basso costo contenuti nella grande distribuzione, certo. E soprattutto attenti al prezzo. Bravissima, questa è un'ottima indicazione, quindi i nostri video ascoltatori faranno veramente prezioso, assolutamente utile questo suo consiglio. Grazie a voi. Grazie.